l'allenatore deve fare le scelte senza mai dare delle giustificazioni che vanno a penalizzare la squadra. Di conseguenza deve sempre essere diplomatico finché riesce a tutelare le sue scelte. Poi in qualche momento però può anche scuotere il gruppo, quello lo so. Anche verbalmente, anche con la dialettica. Preoccupati che quando martedì sul campo, no, lì c'è da dire anche che se recuperi anche Radovanovic e rientra Biondini, anche Carmona avrà il suo problemino. Ma tu Radovanovic come lo vedi? Ma secondo me in un centrocampo come quello dell'Atalanta può essere un'alternativa sicuramente valida. È chiaro, un'alternativa però, perché il momento che sta bene Biondini, il centrocampo dell'Atalanta è Cigarini Biondini. Parliamoci chiaro. Scusa, posso mandare un SMS a Biscardi? Sì. Cioè, nonostante la sconfitta, noi siamo una squadra fortissima e spero che tu non abbia dei dubbi su questo. No, no, la squadra è fortissima, i giocatori sono meravigliosi, hanno giocato tutti benissimo. Io spero che Schelotto faccia così tutta la stagione, perché è lo Schelotto migliore che esista sulla faccia della terra. Peruso, speriamo che continui a giocare così, perché cioè, avevamo bisogno di un giocatore in difesa con questo tipo di piglio e soprattutto d'attenzione. E insomma, andiamo avanti così. Io ieri sera, siccome poi amo sempre farmi voler bene da tutti, cioè la mia missione è cercare gente che mi ami. Ho scritto a Schelotto su Twitter: c'era una volta Galgo. Perché insomma, voglio dire, lui ritweeta tutti quelli che gli scrivono: bravo Galgo, sei il numero uno, sei il più grande, sei il campione. Ti ha ritweetato? No. Ti risponderà sul campo sabato sera. Ma io lo spiego, voglio dire, è questo che dobbiamo fare, no? Spronare i giocatori a dare però meglio. Però lui ha toccato un tasto che peraltro è abbastanza acclarato, ovvero una certa involuzione da parte di Galgo Schelotto. Parlavamo prima, penso che arrivare a giocare a certi livelli è facile. Il difficile è mantenersi. Adesso bisogna vedere se Peluso e Schelotto sono quelli che si sono visti l'anno scorso o quelli che si stanno vedendo quest'anno. A loro sta sul campo dimostrare quello che può essere il loro vero valore. Ma quanto disturbano, Ricky, le voci di mercato? Non so se all'Atalanta sono arrivate veramente delle voci, delle richieste di mercato. È lì il problema. Allora magari uno pensa di essere arrivato, che quello è il suo standard e quello lo può mantenere anche magari lasciando qualche piccolo particolare che invece è determinante, perché quando tu arrivi a giocare a certi livelli hai fatto dei sacrifici e la testa ti ha portato a arrivare a un livello molto alto. Se tu pensi che quel livello lì adesso è naturale e ti venga tutto facile, sbagli, è il momento in cui cadi. Probabilmente loro stanno pagando anche qualche magari convocazione di troppo, non che non se la sono meritata, però io dico che adesso arrivare in nazionale è troppo facile. Adesso fai 3-4 partite belle in Serie A, sei convocato nazionale. Ricordiamo che Maspero ha vestito la maglia della nazionale Under-21, quindi anche lui ha vestito una maglia all'epoca azzurra. Io mi ricordo quando ero ragazzo puntavo alla nazionale, però io per arrivare alla nazionale avevo davanti Giannini, avevo davanti Donadoni, insomma era bella difficile. Dipende dalla generazione. Esatto, adesso invece Giaccherini è andato agli europei. Però se tu pensi che anche lo stesso Mancini, che è stato un grande, faticava anche lui, ha fatto fatica a entrare in nazionale, cioè voglio dire, è come per ritornare proprio all'esempio di prima, che adesso entrano tutti. Soffermiamoci proprio su queste considerazioni del presidente: dobbiamo tornare ad essere la vera Atalanta. Non sono per nulla soddisfatto di queste ultime partite, mi sembrano parole chiare. Lui che solitamente ha difeso sempre il gruppo, è sempre stato indulgente, ma lo dice perché non c'è stato il risultato, perché secondo me la prestazione ma è giusto che lui dica così. Però io ripeto che secondo me contro il Genoa ha fatto tutto quello che doveva fare l'Atalanta, però ci sono state delle disattenzioni contro il Genoa, contro la Fiorentina, delle ingenuità contro il Bologna. Gigi probabilmente il riferimento era quello, al di là della prestazione. C'è una partita a senso unico, difficile, per cui c'è il momento in cui hai sofferto, nel momento in cui gli hai fatto male e non sei stato capace di andare in vantaggio, hai preso il gol. Però mi sembra che sia anche la risposta più ovvia, cioè il presidente di una squadra, cioè che perde 3 partite, se dovesse dire il presidente, cioè ecco, va bene così ragazzi, avanti. No, però così avrebbe potuto dire, è un momento di riflessione, ma la classifica... è meglio un po' una cosa, insomma, come venditore che arriva avanti. Anche la sede giusta, il momento giusto. Ma l'Atalanta di quest'anno, secondo voi, siete convinti che è l'Atalanta dell'anno scorso? No.
No, più che altro sai che cosa? Che ho l'impressione che a volte non sappia fare una cosa che secondo me oggi comunque è fondamentale, addormentare una partita. Quando vedi che non gira bene. Ma in che senso non è fammi capire. Secondo me non è l'Atalanta l'anno scorso. Ma in che senso? Beh, l'anno scorso siamo partiti. Io confronto le due squadre, campionato scorso e campionato adesso, e per me ci sono delle differenze. Ma purtroppo allora, Masiello non sostituito. Allora, aspetta, Masiello giocò un tre quarti di campionato. Il campionato la parte più bella che abbiamo visto. Allora sta rispondendo lui. Comunque, Masiello non l'hai avuto più. I due centrali sono gli stessi. No, sì, però allora facciamo il confronto. Standard è arrivato oggi. Oggi è arrivato dopo. Allora, manca un Padoin, manca un Masiello. Mancano due che l'anno scorso di conseguenza erano ad un certo livello, cioè Schelotto e Peluso. Allora non è che mancano, fisicamente due giocatori, Masiello e Padoin. Scusa, a parte queste imitazioni di Diego Vattantuono, però attenzione. Allora, tu hai fatto i nomi di Padoin e di Masiello che sono mancati dal girone di ritorno. Mi risulta che il girone di ritorno della passata stagione ha prodotto gli stessi punti del girone d'andata. Che non c'erano tutti però non era la stessa. Io guardo la classifica. Attenzione, non era la stessa 26 punti all'andata, 26 al ritorno, non signori. Senza i signori Padoin. Non abbiamo più visto la stessa Atalanta, però. Ma tutti sono quelli. Alla fine però il sale... Ascolta, se sabato sera vinciamo la partita, siamo lì ai punti dell'anno scorso rispetto a questo e poi girano dentro delle cose, allora puoi dire che quest'anno Schelotto non ha ancora fatto come l'anno scorso, però Bonaventura quest'anno gioca molto meglio dell'anno scorso, ha più spazio, puoi dire però la squadra poi, scusa Gigi, io ho fatto una domanda a parte per sapere il vostro parere. Io personalmente penso anche che l'anno scorso non è la fine del mondo se invece di far 52 punti ne fai 48. Ascolta, l'anno scorso sapevamo con certezza dall'inizio del campionato che Dennis e Morales facevano più di 20 gol. Tu lo sapevi con certezza? No, avevo scommesso io con Passirani, per cui era certo. Sai che cosa? Che non avevamo la certezza che li avrebbero rifatti. Quest'anno sapevamo che fare ancora 20 gol era un po' più difficile. La leggerezza era dare per scontato che li avrebbero rifatti. Quella, secondo me, è la leggerezza. Però, tutto sommato, adesso stiamo parlando di... hai ragione tu. Aspettiamo la fine del campionato. Se vinciamo sabato, abbiamo i punti dell'anno scorso. Hai ragione tu. Aspettiamo la fine del campionato, vediamo quanti punti ha fatto e poi commentiamo.